AB. Anzi, oh, ci ripenso. Com'è? Aspetta, ci ha ripensato, e poi dopo. Poi dopo no, approfondiremo dopo. Dimmi, allora, dimmi. Scambi, niente. Flash news, stavo per fare il video, è passata la tipa di Ocampos con Lucas. Non male. La tipa... Allora, tu avevi fatto l'apprezzamento. Cosa fa la tipa di Ocampos? No, non si può dire. Lo devi dire. Lo devi dire. A tutti i fans lo devi la dire. La tipa di Ocampos, secondo me, è una malata dell'igiene intima. Sì. Sempre profumata, quindi, diciamo. Quante basta. Volte? 16 volte al giorno, credo, possa. Cosa? È una malata dell'igiene intima, insomma, dai. Si ha capito. Bene, basta, dai. Andiamo avanti. Passiamo all'interno, mister. All'interno passiamo che... Se si può, se non sì, ci sì, chiudono. Niente, diciamo oggi due punti persi, diciamolo, sì. Perché l'Empoli è una squadra persi, che però, mi sbilancio, l'Empoli retrocederà, assolutamente. C'è da dire che l'arbitro Pairetto, come al solito, non si smentisce, come il padre, figlio come il padre. E niente, però noi sempre un po' babbi che ci cadiamo sì. sempre con queste doppie ammunizioni un po' stupide. Mi dispiace per i doriani, il Lazio al derby non ci sarà, visto il suo precedente nel derby, anche se stava giocando bene, sì, come sì, Pandev sì. col Pescara, sì, però sì, esatto. Purtroppo cadiamo in questi momenti. D'altronde, nei momenti sfortunati, noi un punto lo riusciamo sempre a caricare sì. a casa. Vabbè, alla fine abbiamo preso un punto, potevamo anche vincere in 10, perché sì, paradossalmente sì. abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. Però che nel primo. Adesso ci sono infortuni, e niente, fortunatamente c'è la sosta. C'è la sosta. Fortunatamente c'è la sosta. Un attimo il furgone. Sì, facciamo stare la polizia. Prima che ci facciano del derby. Adesso passiamo okay. noi. C'è la sosta, fortunatamente, perché ora noi abbiamo il turno di riposo, come ben sapete. Quindi. Appuntamento con i ragazzi, importantissimo. Allora, l'amichevole. C'è un amichevole. Perché ieri il Pescara doveva riposare, ma Capitan Caprari. Pescara... ha scelto di non riposare, vabbè, hanno trovato un accordo. Chiamiamo a raccolta, perché io, come sai, sono andato in vacanza in Calabria quest'estate. Sì. Sei andato in vacanza? No, per il turno di riposo è in programma un'amichevole. A Mantea-Genoa, sabato 22 ottobre alle 18, già esatto, in programma, esatto. È già partita la prevendita, esatto. Noi con la pagina ringraziamo i ragazzi della Mantea sì. Calcio, che si sobbarcheranno 1000 passachilometri di trasferta per essere presenti a Manassi e giocare, quindi accogliamoli bene con grandi applausi, mi raccomando, tutti a fare il biglietto, l'incasso sarà devoluto ovviamente a favore della Mantea. Tu l'hai no, già Mantea. Fatto il biglietto? Il biglietto l'ho fatto, sì, l'ho fatto in settimana. Mi raccomando, l'orario è infelice, però d'altronde è un amichevole, quindi sì. non è che si può pretendere tanto, quindi questo incasso che verrà devoluto, ripetiamo, alla Mantea Calcio, accogliamoli con un grande applauso perché se lo meritano. Sì. Ricordiamo la Mantea promozione girone A della Calabria, sì. una squadra di tanti no, di siamo, promozione che verrà a giocare a Marassi questa amichevole di prestigio, quindi sì. accogliamo i ragazzi quindi di Mantea, risponderemo comunque presenti, esatto, li ringraziamo anticipatamente, non escludiamo di ringraziare poi tutta la rosa in seguito, comunque li ringraziamo sì. con un grande applauso per essere presenti il 22 ottobre. Ecco. Salutiamo e ringraziamo Frank De Boer che ti ha fatto saltare la bolletta. Sì, lo salutiamo, lo mandiamo anche a fare in culo. Lui è tutto. Non era un grande? L'internazionale FC. Non era un grande? Ma sai che lì sono i soliti cinemi dell'Inter, eh? Non è che è tutta colpa di De Boer, ha delle colpe, ma è sempre la stessa storia, dai, alla fine. Facciamo dei saluti, richieste, allora salutiamo Pietro Prati, salutiamo un mio amico d'infanzia carissimo. Marco Cipani, che se non avesse smesso col calcio probabilmente sarebbe oggi titolare in questo Empoli tranquillamente. Sì, sì, sì. E poi salutiamo una pagina che mi hanno chiesto di pubblicizzarla, lo faccio volentieri, sono dei ragazzi che conosco. Si chiama Realtà Genoana, è una pagina che... Aspetta, porno? Che stavo in gamba... No, non è porno. Si parla del Genoa, si parla news, anticipazioni, insomma sono ragazzi che hanno voglia, quindi è una pagina che merita di essere pubblicizzata, quindi mettete mi piace a Realtà Genoana, ok? Va bene, scappi. Allora, ribadiamo che con la squalifica di Lazovic... Lazovic salta al Milan. E per l'amichevole contro la Mantea ci sì. sarà riproporremmo il tridente di Bologna con... Ugo Del Pio sulla destra, sì, Ugo Del Pio sulla sinistra, poi chi è che hai scelto? Io gioco 20 minuti, cioè, 20 minuti poi, quindi staffetta con Ninkovic. Sì, punta centrale c'è Lino. Il ballottaggio Lino Simeone. Simeone, chi esatto. parte avvantaggiato tra Lino e Simeone? Lino, nettamente. Lino, per chi non lo conosce, è impossibile che non lo conosca. Sì, 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 no, famosissimo personaggio della Lega Nord. Ad oggi il ballottaggio da Lino 70%, Simeone 30%. Quindi, perché, diciamo che Lino dovrebbe rispetto. Partire titolare. Titolare, d'altro non amichevole, quindi amichevole. Si può provare. Giusto, giusto provare Lino nel nuovo esatto, ruolo. Esatto, esatto. Nell'amichevole si può sperimentare di tutto.
niente, un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti. Giacomino, un saluto a Giacomino. Ah. Oh, che okay, come al solito, scappi. Allora, siamo entrati. Qua aveva detto oggi, ripeto, Genoa Empoli 0-0. Risultato finale 0-0, quindi con la mantiena amichevole, non lo diciamo. Però Ci abbiamo pensato, ok? Quindi, un saluto a tutti. Un saluto anche alla bestia. Come al solito, un saluto affettuoso, perché lo sono andato a trovare, sì, sotto casa sua, sì, la settimana scorsa. Bestia, però, amante dei delfini, sì, sì, persona molto sensibile. Ricordiamo, gli, sì, piacciono gli animali, tra cui i, sì, delfini, che piacciono a tutti, sono animali teneri, simpatici. Tra l'altro, dimmi. So che probabilmente la bestia verrà a vedere l'amichevole Genoa Mantea. Sì, per diciamo devolvere una parte anche di incasso a questi ragazzi della Mantea. Ricordiamo, infatti, promozione Calabria, girone A, sono partiti bene, tra, sì, l'altro. Prime quattro partite hanno fatto, mi sembra, 8-9 punti. Vabbè, quindi... non ho fatto un cazzo nessuno. No, è importante, ecco, no, sapere contro chi giochiamo. Allora, ecco, non è che possiamo andare, giochiamo molto contro più chi. Importante sapere con chi noi giochiamo con in chi? Campo. Ricordiamo che è 70-30%. Lino. Ugo sulla destra. Ugo sulla destra. E Staffetta, Scappi, Ninkovic sulla, okay, sulla sinistra. Perfetto, vabbè, perfetto. Pandev è a disposizione anche lui per l'amichevole, proverà a recuperare un po' la forma. Però il ballottaggio Ugo Pandev è un 85-15. No, Ugo nettamente titolare. Ci vediamo sabato sera con Ugo sulla destra, esatto, e Lino in centrale. Appuntamento a sabato sera, amichevole, ripeto, a Mantea 1927 Genoa, correte in massa. Un saluto dal mister, da Pippo e da Giacomino. Alla prossima, ciao.